Quello che state per vedere è uno degli approcci più imbarazzanti che la mente umana abbia mai creato. Non fatelo a casa. Ryan Gosling ha puntato la preda, Emma Stone, ed è lì al bar che guarda con sguardo arrogante mentre loro, le ragazze, parlano. Hai un potenziale enorme, invece sei qui a fantasticare su Conan Puberoso O'Brien. Lui mi fa ridere. Sembra una carota. Chi sembra una carota? Lui entra nel discorso utilizzando qualcosa che l'amica dice ad alta voce. Mi piace come approccio perché sfruttare la situazione per ottenere un rompighiaccio, diciamo, mi piace. Ciao, chi somiglia a una carota? Conan O'Brien. La mia amica Anna crede che sia sexy. Beh, io credo che la tua amica Anna sia sexy. Ma davvero l'ha fatto? Voglio morire. È terribile. La prima cosa che fai, la fai bene, poi subito dimostri interesse sessuale nei confronti di lei. Hai già perso, perché lei si sente in un gradino molto più alto. Oh, non ci credo. Giura che non l'hai detto davvero? Ma quanti anni hai? Non sei un po' vecchio per queste patetiche frasi da rimorchio? Lei la prima cosa che fa nel momento in cui è stata messa sul piedistallo lo distrugge, perché giustamente lui ha dichiarato interesse, e lei si sente in una posizione gerarchica molto più forte. Classicone, ragazzi, queste situazioni si vedono sempre nei locali. Obiezione, condizione al testimone. Guardate come la ragazza, che non è stata considerata, comincia a ridere le sue battute, ad essere proprio a guardarlo così, a ridere per ogni cosa. È un bel ragazzo e attira molto l'attenzione. Quella che è stata validata dall'attenzione di lui si sente molto più forte. Il tuo vestito sa quanto è fortunato a starti addosso? Sono seduto lì da 2 ore e non riesco a staccare gli occhi da te. Questa roba racchiude tutte le cose che non dovete fare. Cioè, tu stai 2 ore a guardare una e a dire quanto sia figa, eccetera. Terribile. Ed è pieno di bellissime donne qui, ma non riesco a staccare gli occhi da te. È un dato di fatto, non mento. Ti trovo molto attraente. Tu mi trovi attraente? Oh sì, io no. Terribile ancora di più, perché tu mi trovi attraente, cioè sta chiedendo a lei di validarlo, quindi vuol dire che lui non è sicuro delle sue capacità. Un uomo così dovrebbe essere certo che la donna dall'altra parte sia assolutamente interessata. L'amica è innamorata, quella a cui lui dà le sue attenzioni è totalmente disinteressata. Beviamo qualcosa? No. Ho il permesso di avvicinarmi al banco? Fai sul serio? Su, andiamo, lasciami recitare la mia arringa finale. Certo, procedi. Anna, viviamo in un mondo materiale. E dovrai invecchiare, vero? Ti garantisco che non rimpiangerai mai di essere andata a casa con quell'uomo incontrato quella volta al bar, rivelatosi un vero animale a letto. Ma rimpiangerai di non esserci non andata. Provare a conquistare una donna sul sesso è una delle cose meno performanti che si possano fare, perché qualunque uomo si avvicina a una donna per il sesso. E queste sono le stronzate che vi insegnano a fare gli artisti del rimorchio. Ok. Anna, beviamo qualcosa? Sai, è ora di andare a casa. Davvero? Sei diretta, mi piace. Già. Lo farò. Lui è molto insistente e invadente. Lei si sente messa alle corde e cosa fa? Ovviamente lo lascia lì come un pirla. Allora, andiamo con la mia o con la tua? Ci facciamo un giro? Bevuto troppo? Guido io. Liz! Arrivo! Il finale è chiaramente già scritto, perché approcciare in questo modo una donna è autosuicidarsi, ragazzi. Infatti lui rimane lì come un pirla, e questo spiega perché il solo aspetto fisico non basta. Se voi fate una porcheria come quella che avete visto nel film, farete la stessa fine di Ryan Gosling. E oggettivamente Ryan Gosling è un figo, e non basta, ragazzi, non basta essere fighi, bisogna anche saperci fare. Quello che devi fare per conquistare una donna non è fare queste stronzate da film, ma è coinvolgerla emotivamente, attrarla intellettualmente, falle vedere che non sei interessato solo al suo corpo, falle vedere che sei interessato a conoscerla. Il che non vuol dire prometterle mani e monti o dirle che vi sposerete, avrete tanti bambini, non è questa roba, ma farle capire che sei lì non solo perché ha un bel paio di tette, ma perché vuoi veramente capire che tipo di persona è. Di belle ragazze è pieno il mondo, ma sono le ragazze interessanti a fare la differenza. Stare a cena con una donna interessante, divertente, è decisamente molto meglio che stare con una top model che non dice una parola e risponde solo sì a qualsiasi tua domanda.